Adesso invece parliamo dell'uguaglianza giuridica e morale dei coniugi. Allora, le cose importanti da dire sull'uguaglianza giuridica e morale dei coniugi sono che, innanzitutto, il principio di uguaglianza giuridica e morale dei coniugi è elevato a rango costituzionale nel secondo comma dell'articolo 29. Se il primo ci dice che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, il secondo comma dell'articolo 29 ci dice che il matrimonio a sua volta è fondato sull'uguaglianza giuridica e morale dei coniugi. Ora, questo principio è un principio che è diciamo, conforme al principio enunciato nella Costituzione all'articolo 3, cioè il principio di uguaglianza, quindi non ci devono essere delle diseguaglianze nel trattamento dei coniugi, in particolare appunto nel trattamento che si riserva al marito o alla moglie. Però è un principio che è stato attuato nei fatti solo, diciamo, dopo la riforma del 1975, la riforma della famiglia che è stata attuata, diciamo, con la legge anche 151. Perché? Perché prima esistevano ancora tutta una serie di istituti, anche di lunga e antica tradizione, quale appunto la patria potestà e ad esempio l'istituto dotale. Ora, patria potestà è venuta meno anche se ha resistito in paesi ad esempio come la Svizzera fino quasi al 2000. E anche l'istituto dotale è un istituto che comunque evidenzia una posizione di differenza tra l'uomo e la donna. Quindi, diciamo che il principio di uguaglianza giuridica e morale, per essere attuato, diciamo, in modo perfetto, deve fare sì che appunto non si possa ammettere una posizione subordinata della donna all'uomo. E quindi questo è avvenuto appunto chiaramente la patria potestà era la possibilità per il padre, insomma, di prevalere in tutte le decisioni che riguardano i figli, e chiaramente conferiva al padre un potere, appunto, potestativo diverso da quello individuato per la madre. Quindi questo evidenziava nell'esercizio della potestà genitoriale delle differenze e quindi un discrimine tra la posizione della donna e dell'uomo nella vita coniugale, o comunque tra i soggetti, appunto, legati tra loro da un legame di coniugio, si dice, no? E quindi è stata attuata invece in modo migliore, anche non solo elevando appunto il principio di uguaglianza giuridica e morale dei coniugi a rango costituzionale, ma anche nelle stesse norme del codice civile, in particolar modo quelle del primo libro sulla famiglia, al titolo sesto sul matrimonio e al titolo nono, ad esempio sulla potestà genitoriale, che sono norme che adesso andremo ad analizzare, il cui contenuto rimarca ed evidenzia come appunto non vi debbano essere discriminazioni nel trattamento o comunque nei diritti appunto che i coniugi assumono, sia che siano appunto di sesso maschile che di sesso femminile. L'articolo 3 anche ci dice appunto che già ci evidenziava come non devono esserci insomma discriminazioni di tipo sessuale, no? Che tutti i cittadini hanno parità di dignità sociale, sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Sul piano appunto delle relazioni coniugali e dell'esercizio della potestà genitoriale, questo è stato attuato in modo nel codice civile, negli articoli del codice civile, in modo efficace appunto a partire dalla riforma del 75. In particolare evidenziamo gli articoli appunto al capo quarto del titolo sesto sul matrimonio, ma al capo quarto, parliamo sempre del primo libro del codice civile, al capo quarto dove si riportano appunto, i diritti, cioè le conseguenze, gli effetti appunto del matrimonio, quindi i diritti e i doveri dei coniugi. L'articolo 143 ci dice che i coniugi hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri, e questo evidenzia appunto come sia effettivo il principio di uguaglianza giuridica e morale dei coniugi. L'articolo 144 invece ci dice che i coniugi diciamo, hanno lo stesso peso nelle decisioni che riguardano l'indirizzo della vita familiare, quindi devono decidere insieme l'indirizzo della vita familiare. L'articolo 145 invece ci fa capire come i coniugi possono rivolgersi informalmente al giudice in caso di contrasto su una decisione che riguarda la famiglia, ad esempio l'indirizzo della vita familiare. E questo articolo ci aiuta a capire come l'ordinamento giuridico rispetti comunque l'autonomia della famiglia, quindi le decisioni prese e assunte liberamente dai componenti della famiglia, anche nel caso, quindi vi sia rispetto, diciamo, dell'autonomia familiare, anche nel caso in cui si debba ricorrere al giudice, quindi ad un procedimento, diciamo, di natura giurisdizionale. Perché infatti il giudice, quando vi è un contrasto nelle decisioni che riguardano la famiglia,
Innanzitutto i coniugi possono rivolgersi informalmente al giudice, il giudice prospetta una soluzione, loro poi sono, che però non è vincolante, no? E che lascia liberi appunto i coniugi di seguirlo o meno. Poi se permane un contrasto, gli stessi vogliono rivolgersi più formalmente al giudice, lo stesso prospetta una soluzione non più impugnabile. Con riguardo invece, diciamo, al titolo nono del primo libro che riguarda appunto, che porta la disciplina della potestà dei genitori, anche si presenta, diciamo, cioè si evidenzia come l'ordinamento giuridico rispetti appunto l'autonomia della famiglia con riguardo a decisioni dei genitori che riguardano i figli, perché anche in questo caso l'articolo 316, ultimo comma, ci dice, iniziamo a dire che quel rimasuglio di potestà genitoriale, c'è un rimasuglio, diciamo, di potestà genitoriale, di patria potestà, nell'articolo, nel terzo comma di questo articolo 316, dove dice che se sussistono incombenti pericoli di grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare provvedimenti urgenti e indifferibili. Quindi, in caso di contrasto su una decisione che riguarda i figli, i genitori possono rivolgersi al giudice. Però, diciamo, le decisioni devono essere assunte. Vedremo poi quando analizzeremo bene la potestà genitoriale come prevalga sempre la decisione comunque del genitore presente, se l'altro genitore è lontano. Però, tendenzialmente, appunto, essendo che anche l'esercizio della potestà genitoriale, questo si afferma nel secondo comma dell'articolo 316, deve essere esercitato in comune accordo da entrambi i genitori, le decisioni di entrambi hanno lo stesso peso. Può capitare però che gli stessi siano in disaccordo su una decisione che riguarda il figlio. In tal caso possono rivolgersi al giudice. E anche in questo caso, dicevamo, è rispettata l'autonomia della famiglia perché il giudice, allora, innanzitutto in prima istanza si rivolgono, come nel caso di decisioni che riguardano eventualmente l'indirizzo della vita familiare, si rivolgono informalmente al giudice, il giudice prospetta una soluzione, loro sono liberi di decidere se seguirla o meno. Se permane disaccordo, possono rivolgersi nuovamente al giudice in modo più formale. E il giudice in questo caso decide non prospettando una soluzione, così la soluzione che ritiene più idonea, ma decidendo tra le due decisioni, tra le due scelte dei genitori, quella che ritiene possa perseguire meglio l'interesse del figlio. E questo ci aiuta a comprendere come l'ordinamento, anche in questo caso, rispetti l'autonomia decisionale della famiglia. Dopodiché, finiamo con il dire, finiamo, diciamo, questi argomenti sull'uguaglianza giuridica e morale dei coniugi. Parlando un attimo della riserva di legge che si ravvisa appunto nel secondo comma dell'articolo 29, quando dice il matrimonio ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. Quindi vedete, l'ordinamento giuridico rispetta l'autonomia della famiglia. E se si devono fissare dei limiti, e rispetta anche il principio di uguaglianza giuridica e morale dei coniugi, che tanto più che è elevato a rango costituzionale, se non che stabilisce anche una riserva di legge per la fissazione di eventuali limiti all'uguaglianza giuridica e morale dei coniugi. Quindi, se vi devono essere dei limiti all'uguaglianza giuridica e morale dei coniugi, questi non devono avvenire, chiaramente, fissando la riserva di legge si mette in gioco, diciamo, quello che è il principio di legalità, che fa sì che appunto eventuali limiti all'uguaglianza giuridica e morale dei coniugi non possano pervenire né da appunto gli organi giurisdizionali, quali giudice o così, né da eventuali appunto provvedimenti comunque del governo, del potere esecutivo. E solo il legislatore può stabilirli, però oltretutto è specificato che in pratica può stabilirli solo ed unicamente a garanzia dell'unità familiare, cioè quando sembra che il legislatore possa magari analizzando una situazione, ritenere che fissare un limite in quel caso in realtà favorisca l'unità familiare, favorisca, diciamo, quello che è il buon andamento delle attività familiari. Ecco, un caso, almeno l'unico che conosco per adesso, individuabile è proprio quello del terzo comma dell'articolo 316, cioè una deroga al principio di uguaglianza giuridica e morale dei coniugi, ovvero un rimasuglio, diciamo, di patria potestà, di quella patria potestà che è decaduta in modo definitivo. In modo definitivo dal 1975 in poi, ovvero quel comma che afferma che in caso di pericolo, di un incombente pericolo che possa recare un grave pregiudizio al figlio, il padre può adottare provvedimenti urgenti ed indifferibili. Cioè, questo significa che in caso di contrasto, in una situazione di urgenza indifferibile,
In caso di contrasto, sulla decisione di assumere nei confronti del figlio da parte dei genitori, ecco, se la situazione rientra, poi bisognerà vedere quale può essere la nozione, diciamo, di situazione urgenza indifferibile. Però in un caso di questo tipo, la decisione del padre prevale prima ancora che ci si possa rivolgere chiaramente al giudice, perché prospetti un'eventuale decisione, perché chiaramente una situazione di urgenza indifferibile, non lascia adito, cioè non offre il tempo, appunto, ai genitori di risolvere il contrasto in via giurisdizionale. E quindi, appunto, questo, diciamo, è il senso e la ratio, appunto, per cui si è riservata, insomma, questa disposizione. Diciamo che si può concludere, appunto, così gli argomenti sull'uguaglianza giuridica e morale dei coniugi, e quindi bisogna parlare invece dei figli naturali e della famiglia legittima e della famiglia di fatto.